Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altra review, ma stavolta parliamo di Future Stars nuovamente e infatti ho provato durante il fine settimana anche Lacroix e Gravenberch, un difensore e un centrocampista, tanto chiacchierati anche loro, vediamo come si sono comportati. Partiamo in questo caso invece da Gravenberch, guardate qua come si gira palla al piede dopo aver recuperato palla sto colosso di 1,90 m che sembra un furetto per come si muove palla al piede. Qui ancora una volta il boost per farvi vedere che la controlla molto molto bene e in più se arrivano gli avversari piazza davanti anche il fisico, quindi in fase di impostazione questo veramente si fa amare per come porta il pallone. Poi ovviamente di testa da angolo è un'ottima risorsa, qui guardate come si fa a trovare e la butta dentro. Intercettazioni automatiche come avete visto benissimo sia nel caso precedente che in questo intercetto. Guardate col raddoppio com'è bello aggressivo, mette il piede da solo e riprende palla, ancora una volta qui di prepotenza, sposta l'avversario e recupera. Qui ancora con il contrasto deciso, semplicemente premendo L2, contrasto automatico, si attacca anche molto bene all'uomo, vedete qui con R9 come riesce bene ad attaccarsi, anche qua recupera palla su Correa, anche nel caso di avversari abbastanza agili come questo Pirlo, arriva di prepotenza bello solido a recuperare palla e poi ovviamente sfrutta benissimo anche le scivolate. Quanto alla Croix, questa sarà l'unica chiusura in area di rigore che vedremo perché mi è piaciuto molto di più in uscita. Guardate qua infatti soprattutto le scivolate come sono precise, vista la sua stazza, no? Si allunga molto molto bene. Vedete, quando lo andate a selezionare è riuscita a uscire bene sul giocatore avversario, si fa preferire. In area di rigore fa un po' di fatica secondo me a stare al passo, sembra un po' passivo, no? È un difensore che mi sembra tanto manuale rispetto ad altri che ci sono in circolo. Vedete com'è molto più aggressivo nelle zone che quasi non dovrebbero competergli. Allora, raga, dopo averli provati sia Gravenberch che la Croix, direi di partire dal difensore francese. Allora, non sono molto entusiasta perché 1,90 m di altezza, per carità, lo vedete che in game è presente fisicamente, però c'è un po' di type che non lo fa essere così irruento per la sua stazza. Un po' sembra non così grosso. Poi vabbè, il normale alto di Workrate poco ci importa, stessa cosa per le mosse di abilità e piede debole perché comunque è difensore centrale. Quello che non mi ha convinto appieno è proprio la velocità, perché quel 93 di velocità mi sembra estremamente fake. Cioè, tu un giocatore con 93 di velocità ti aspetti che sia Speedy Gonzales, però ovviamente questo è un cristone di 1,90 m e questo lo va ovviamente a penalizzare. Quindi, per quanto riguarda la velocità, non l'ho trovato così esplosivo, anche perché poi palla al piede, non è che lo apprezzate. E quando va in campo aperto, anche quando torna verso la propria area, sentite quel 93 di velocità. Cioè, è veloce, per carità di Dio, ma secondo me un 85, 86, 87 vanno come va questo Lacroix. Perché banalmente l'avversario con la palla al piede è comunque più lento a prescindere, quindi i vari Mbappé eccetera te li recupera uguale. Quindi sulla velocità già lì sono rimasto un po' perplesso. Passaggi non sono male, l'unica cosa è che ovviamente avendo il 2 di piede debole, quando la palla gli capita sul sinistro, quell'89 di passaggio corto diventa 20, perché è inutile, però col destro la palla, almeno quando deve uscire dalla, insomma, dall'area di rigore, il pallone dai suoi piedi lo fa discretamente bene. Agilità 77, equilibrio 75, reattività 89 si sentono perché sui cambi di direzione degli attaccanti reagisce abbastanza bene. Quello che non mi ha convinto appieno riguarda proprio la difesa, che insomma dovrebbe essere il suo aspetto più forte, perché va bene il 92 di intercettazione, va bene il 92 di lettura difensiva, va bene il contrasto in piedi, va bene la scivolata, però sinceramente questo mi è sembrato un giocatore estremamente manuale, poco automatico. Quindi se avete uno stile di gioco manuale con il quale andate a prendere il difensore e andate ad aggredire anche a centrocampo per cercare di recuperare subito alto il pallone, bene. Questo Lacroix, proprio grazie alla sua rapidità dei movimenti, lo fa bene. Infatti è bello reattivo con L2, è preciso nei contrasti, è precisissimo anche nelle scivolate, quindi nel momento in cui volete provare ad allungare, anche se lui è dietro, lo fa molto bene. Però quando si tratta poi di fare quella difesa schiacciata in area di rigore, che è fondamentale, soprattutto contro avversari bravi, quindi classico giochetto con i mediani che si piazzano lì e la difesa che sta schierata,
Posto la Croa mi pare un po' assente, mi sembra che perda un po' la posizione, pecca un po' in autoblock e intercetti automatici. Quindi viene anche un po' meno quel 93 di forza, quell'83 di aggressività, perché sì, si attacca all'uomo, però boh, a un certo punto sembra che dice vabbè, ma forse mi sono un po' stancato. Quindi, considerando che costa comunque 800 e dispari K, secondo me calerà ancora un pochino, e se non calerà è tutto hype dettato dal fatto di vedere 93 di velocità. Però questo attualmente per me è ben lontano da Varane, da Rudiger, da Ruben Dias, da Marquinhos, che sono difensori molto più completi, che ti permettono di fare bene entrambe le fasi. Questo invece è proprio perfetto per chi ha uno stile di gioco più manuale, ma neanche così eccezionale per quello, nel senso che anche un Varane in quel caso, ma pure un Militao, fanno meglio quella fase di difesa manuale che questo Lacroix fa, ma non è quello che spicca tra la moltitudine di difensori che c'è quest'anno. Quindi sinceramente non mi sento di consigliarvelo Lacroix. Mentre Gravenberg, discorso totalmente a parte, perché per lui abbiamo 1,90 m, work rate di quelli abbastanza ambigui, stile Modric, che ti possono far pensare, cavolo, sto Gravenberg si mette lì, ti guarda quando tu cammini, perché non ha alto in nessuna delle due parti. In realtà in fase difensiva si sente tanto, davanti viene un po' meno, nel senso che non avendo alto non c'ha quell'intensità di entrambe le fasi, però comunque si fa vedere, arriva con un pelo di ritardo e questo può essere un pochino penalizzante alle volte, però arriva. Il 4-4 è ottimo, i passaggi con il piede sinistro li fa bene. La velocità in questo caso si sente tutta, perché poi combinata al 1,90 m lui si speed boosta anche estremamente bene, quindi questo sicuramente un punto a favore. Poi tiro provato, come avete visto, c'ha delle catose importanti, però non è il suo compito prediletto, ecco, quindi pericoloso in zona offensiva sì. Però mettete in conto che potrebbe anche sbagliare, ovviamente, qualche occasione. Passaggi, niente da dire. I lanci, quelli lunghi, forse non sono 91, perché mi è capitato un paio di volte di cercare di fare un lancio, di innescare l'attaccante in profondità, però una volta era corto, una volta non era precisissimo. Non è molto costante sui passaggi lunghi, visto anche l'effetto che non è altissimo. Poi abbiamo 90 di agilità, 84 di equilibrio, 82 di reattività. La reattività mi pare estremamente fake, perché secondo me è al pari di quella di Lacroix, se non superiore, visto che è anche più agile con l'L2. Quindi reagisce benissimo ai micromovimenti, si attacca bene all'uomo, molto automatico, quindi bene il 92 di intercettazione e l'88 di lettura difensiva. Si attacca benissimo, come vi dicevo, con il raddoppio quando lo mandate, pure non c'è bisogno che poi switchate, perché lui l'intervento ve lo fa da solo. Il 90 di forza unito alla sua imponente stazza lo apprezzate tantissimo, perché è veramente veramente forte, proprio lo sentite la sua massellanza, ecco, quindi entra bello cattivo. E facendo un paragone con i centrocampisti usciti recentemente, probabilmente è meglio di Tchouaméni, ma non è meglio assolutamente di Bellingham, che ripeto, per me in una virtuale classifica di centrocampisti, considerando anche i Toti, abbiamo Kanté al primo, De Bruyne al secondo posto, Bellingham al terzo, questo Gravenberg che va forse al quarto posto in attesa di provare per bene Pedri. Quindi questo quanto per questi due giocatori, e questa non è una vestaglia, non è un accappatoio, ma è una vestaglia, perché già so nei commenti vi scatenerò. Quindi anche per questa review è tutto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi sono piaciuti, se li avete provati, li proverete. In descrizione trovate tutti i vari link di riferimento dei partners, nonché della piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto da Alberoschi, ciao.